Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati nel nostro canale. Ora faremo una reazione a un video che ci avete consigliato molto dopo che noi abbiamo fatto uscire un video sull'India di Geography Now e ce l'avete consigliato perché sì, magari possiamo trovare delle informazioni in più su questo paese che interessa a tutte noi. E quindi niente, adesso guardiamo questo video e vediamo cosa troveremo di nuovo. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e scriveteci nei commenti e seguiteci anche su Instagram. Ok, credo che nei commenti ci dovrete far sapere tutto quello che abbiamo visto, perché wow, noi ci godiamo la vista intanto, sì. Poi voi ci spiegate. È sicuramente un video che fa venire voglia di visitare l'India, cioè sembra sì. uno spot commerciale che promuove l'India. E quindi non ti dico dove sono i posti, quindi la devi girare per trovarli. Esatto. Religiosa, dove stanno esatto. facendo vedere tutti i monumenti o comunque i riti religiosi. Abbiamo fatto l'induismo, il buddismo, la chiesa, poi esatto, cristiano. Wow, sì, grande, sì, no, gigantesco. Anche perché hanno abbastanza un mix di religioni, essendo così grande. Che belli questi templi. Sempre così thailandese come scuola, vero? Sì, molto thailandese. In Thailandia qual è la religione prevalente? Buddismo. Tipo al 90%. Questo sarebbe interessante da capire. Quello veramente mi interesserebbe
che genere di cerimonia o rito sia. Che bello! A parte naturalistica. Esatto. Che bello quel lago. Che bello! Sembra. Sì, sembra un altro posto. No, infatti. Solo che effettivamente ci sono anche tante montagne, quindi. Le montagne più alte del mondo, tipo. Sì. Ma sì. Quella è tipo. Scusami. Una salina forse? O neve? Aspetta. Wow! Mamma mia, che bello! Mamma mia! Ok, abbiamo capito qual è la mia parte preferita. Wow, stupendo! Si va lì da montagne altissime, wow. Sembra un po' tipo la Cappadocia qua. Che bello il mongolfiere. Wow. Questo sembra un po' grande, sì, a proposito sì. Di... Guarda quante cascate. Ok, ah, questo c'era quella che ci aveva detto, esatto. Sì. Sì, ma è pazzesca la diversificazione, cioè sì. Quanto è diverso. È enorme. Wow, che bello, stupendo. Bellissimo. Non ti basta una vita intera per visitare l'India? No, sto pensando alla stessa cosa. Ah, queste sono... Loli? No, Sì, la festa in cui... Esatto. Io ci sono stata una volta in una festa... A Tem, cioè a un Holi Festival in America, però c'era musica tradizionale indiana e ovviamente poi c'era la festa dei colori bellissima. Questa festa è quella? Ah sì, che ci dicevi. Che belli i loro vestiti tradizionali, i loro gioielli. Anche mi piace tantissimo il modo di ballare tradizionale indiano. Mm. E sono super colorati. Sì. Wow! Oddio, che vestiti! Bello! Ecco quello di cui parlavo. Cioè, ma cos'è? Pazzesco. Stupendo. Un sogno davvero. Mm-mm. Che bello. Ah beh, questo deve essere spettacolare. Sì. Mi sembra tutto. Che tu... Esatto. Sì. Ma quanto grandi sono quelle statue? E anche questo. Sì. Principali festival. Cioè ti fa rendere conto quanto poco conosciamo di sì. È vero. Di un paese enorme come l'India che ha un sacco di cose da offrire. Bellissimo, bellissimo. Fa ancora più voglia di andare a visitarla. Sì. Però anche un po' overwhelming perché da che parte inizieresti? O quanto tempo ti ci vuole? È davvero un sacco di cose, un sacco di diversità. Poi l'India è enorme, per cui chiaramente sì, deve essere scegliere. Veramente un viaggio a cui bisogna essere preparati. Infatti io l'ho sempre vissuto in questo modo l'India. A me piace moltissimo viaggiare, ma la vedo come... Dopo aver fatto un percorso da viaggiatrice, l'India è come coronare... fare il viaggio, perché secondo me ci vuole una sorta di preparazione, cioè non lo vedo come una vacanza, lo vedo proprio un viaggio impegnativo dove bisogna devi essere preparato. Del tempo. Mm-hmm. Anche perché secondo me è proprio vissuta, quindi ci vuole tanto tempo, poi è talmente ricca di cose, di culture, poi è difficile da capire perché è completamente diversa da noi, non è come l'America o tanti altri stati occidentali, o viaggiare in Europa. È proprio, secondo me, da capire, da comprendere, da studiare. Quindi io la vivo così, però è sicuramente un posto dove vorrò riuscire ad andarci.
Sì, assolutamente. È che sarà da fare una scelta, perché c'è troppo da vedere, veramente. Bisognerebbe proprio prendersi un anno, dico un anno, vabbè. 10 anni. Di pausa e visitarla bene. Ci sono tante cose da vedere, veramente. Io non saprei, cioè, o meglio, so più o meno che mi interessano di più delle cose, però comunque anche vedendo questo video, sì, ci sono... Dici quante cose non conoscevo che esatto, vorrei... infatti. Che vorrei vedere. Fateci sapere se qualcuno ci guarda dall'India, da dove venite voi, e quali sono anche i vostri posti preferiti, o se qualcuno di voi ha mai fatto un viaggio in India, com'è stato, raccontateci un po' la vostra esperienza. Bene ragazzi, non vediamo l'ora di vedere i vostri commenti, i vostri consigli, noi sicuramente guarderemo qualcos'altro riguardo all'India. Al prossimo video ragazzi. Ciao!